Questa è una Samsung SCX4521F, è una stampante del 2006 essenzialmente. E probabilmente qualcuno dirà: ma che ci fa una stampante del 2006? Una stampante completamente generica alla fine su questo canale, perché? Beh, diciamo che questa stampante aveva un guasto talmente strano e talmente particolare che ho dovuto farci un video per forza. Chi conosce questa stampante probabilmente noterà una cosa molto strana. Ovvero questa, il display. Questo era il display originale della stampante, come vedete è un display normalissimo, monocromatico, senza retroilluminazione. E questa stampante adesso ha un display blu a caratteri bianchi retroilluminato. Questo perché? Perché questa stampante aveva un guasto sul display e non avevo un pannello uguale da montargli. Non so nemmeno se si trovano pannelli originali come questo da installare su una stampante del genere, pertanto ho installato questo display qua. Però è veramente una cosa estremamente strana che un guasto del genere. Vi faccio vedere che guasto c'era quando ho preso questa stampante. Allora, io accendevo la stampante, apparivano questi trattini qua, poi andavano via. E la stampante restava completamente spenta, cioè nel senso il display, i LED sulla tastiera restavano completamente spenti. Poi una certa il motore partiva e faceva 5 beep. Questo perché? Perché mancava la carta, non c'era chissà che grande motivo trascendentale su quei 5 beep. Però ecco, c'era questo problema che apparivano i trattini, poi si spegneva il display e restava tutto spento. E non riuscivo a capire per quale motivo succedesse una cosa del genere. Non mi era mai successo. Per chi non lo sapesse, probabilmente, quindi nessuno, li conosco abbastanza questi display qua. Questi display sono tutti generici. Sono display normalissimi. Sono display con segnale TTL, penso. Comunque, sono display a 14 pin, 16 se avete un display con la retroilluminazione, e sono tutti uguali. Ovvero, se voi acquistate un display del genere a caratteri con due linee di testo a 16 pin o 14 pin, potete star sicuri al 100% che questo display è identico a quello che trovate su un'altra stampante o su una macchinetta del caffè automatica o su un frigorifero, qualsiasi apparecchio elettronico che utilizza un display come questo ed ha un'interfaccia a 14 o 16 pin, è un display standard, sono tutti uguali. Quindi, io quando ho notato che il display restava spento, prima ho fatto qualche ricerca e ho visto che apparentemente non c'era alcun motivo per cui il display dovesse restare spento, se non un guasto all'unità della tastiera, al display o alla scheda logica principale o all'alimentazione, perché tecnicamente queste stampanti qua, come prima cosa, quando le accendi, dovrebbero accendere il display e mostrare riscaldamento a tendere, eccetera. Però appunto conoscendo abbastanza bene questi pannelli LCD qua, ho notato appunto che il pannello si accendeva, appariva la linea di caratteri, poi si spegneva e restava spento. Che cosa succede quando si accende uno di questi pannelli? Appaiono la prima linea di blocchetti neri. E questo succede sempre. Se io prendo un pannello LCD come questo, ok, e gli applico una tensione qui sui primi due pin di 5 volt o 3,3, dipende dal display che avete, che cosa succede? Succede che la prima linea di caratteri si accende con tutti i quadratini neri. Questo succede sempre, significa che il display riceve un'alimentazione, ma non viene inizializzato, cioè non è ancora stato inizializzato, riceve corrente, ma non è inizializzato. Poi succede che la stampante invia al display una sequenza di digitale, ovviamente di informazioni tramite i pin restanti, dicendo al display inizializzati, cioè preparati a ricevere del testo da visualizzare. Ok, e quindi il display si inizializza, quindi si spegne e dovrebbe apparire il testo. Il problema è che il display si spegneva, ma non appariva il testo. Questa è una cosa molto strana. Quindi io che cosa ho fatto? Ho aperto, questo è un test di un HP, non c'entra niente qua comunque. Ho praticamente tolto la
tastiera, questo stampante, che tra l'altro non è la cosa più semplice del mondo da fare. Sono incastri essenzialmente, però ho messo abbastanza pressione, ok? E qua praticamente c'è il cavo principale che porta le informazioni al pannello e al display che arriva direttamente dalla scheda main della macchina. Quindi io che cosa ho fatto? Ho staccato questo cavo e l'ho reinserito. E le prime volte non succedeva niente. Dopo un po' sono riuscito ad arrivare su questa esatta schermata qui. E questa è stata una cosa mai vista prima. Infatti, vi faccio vedere la clip di quella sera dove ho effettuato questa riparazione perché non ci credevo nemmeno io. No, regà, veramente. Allora, io, cioè, faccio questo video adesso per due motivi. Primo, per far vedere in un certo senso un minimo la passione di quanto una persona possa avere insomma, di passione per questo lavoro. L'altro, quanti problemi possa avere una persona dopo una giornata di lavoro alle 10 di sera a mettersi a riparare questa stampante? Perché praticamente c'è questo guasto assurdo che non ho mai visto prima d'ora, ovvero pannello LCD guasto. Cioè, ne ho attaccato un altro in serie e praticamente se io adesso accendo, questo si inizializza ma poi resta spento. Questo invece funziona. Non mi è mai successa una cosa del genere. Mai. Mai successa. Ma mai nella vita. Ed è assurdo, è stranissimo. Ok, come vedete io appunto avevo collegato un altro display in parallelo proprio a questo. Come vedete qua c'è, diciamo, c'è un cavo, diciamo, un nastro con 14 pin essenzialmente, e qua va direttamente a collegarsi sul display. Io ci ho saldato su questo cavo qua, cioè sulla parte della scheda, un altro cavo da 14 pin e ci ho attaccato questo display qua. E si vedeva appunto che questo display qua si accendeva, quello originale della stampante no. E questa è una cosa che appunto non mi è mai successa prima. Quindi ho essenzialmente dissaldato il vecchio display e ci ho risaldato il display nuovo. E adesso la stampante funziona. È una cosa stranissima, appunto, non mi è mai successo niente del genere prima su questi display qua. Quindi niente, insomma, era solo per mostrarvi un attimo che se avete una stampante di questo modello qua o una stampante simile a questa, con un display simile a questo e avete un difetto simile a questo, probabilmente è proprio il display che è schiantato. Cioè, comunque non mi è mai successo appunto su questi display qua, però a quanto pare può succedere. Probabilmente si è danneggiato qualcosa su uno di questi due integrati qua dietro. Comunque è un qualcosa che può succedere. Questi pannelli qua non costano niente, cioè tipo su siti come eBay o AliExpress ne potete comprare uno a probabilmente meno di 2 euro, spedizione compresa. Quindi non costano nulla questi pannelli qua. Quindi è una riparazione molto molto economica. Ovviamente dovete essere in grado di saldare. Questo è ovviamente perché c'è il cavo che è saldato da una parte alla scheda e dalla parte al display. E non è possibile, diciamo, tagliarlo e riattaccarlo al display senza saldarlo. Il display, cioè il cavo va saldato. Però è una saldatura abbastanza semplice. Cioè, voglio dire, sono componenti THT, cioè sono praticamente il cavo che va attraverso la scheda. Non sono componenti SMD, quelli da saldare sulla superficie della scheda. È una saldatura molto semplice da fare se sapete, diciamo, le basi della saldatura di componenti su schede elettroniche. Detto questo, spero che questo video possa esservi stato utile. Penso proprio di no, perché è una stampante di 16 anni fa, probabilmente molte persone l'avranno già buttata via dopo aver visto un problema del genere. Però ecco, se volete provare, diciamo, una soluzione di questo tipo, considerate l'idea di spendere 2 euro per sostituire il pannello LCD. Quindi, detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video, spero che possa esservi stato utile e niente, ci vediamo alla prossima.